Ecco il nostro primo tutorial. In questo tutorial vi faremo vedere come sostituire l'hard disk nel caso di un netbook Toshiba. Ricordiamo che nel caso degli Asus cambia perché si deve passare alla rimozione della tastiera, mentre qui agiremo sul retro. Qui troviamo le varie viti da smontare per rimuovere questo slot. Iniziamo subito. Ok, a questo punto dovrebbe aprire. Eccolo. Questo è l'hard disk installato di default. Ora noi prendiamo l'hard disk che abbiamo comprato, questa cosa da 500 GB. Ecco, di solito i netbook sono compatibili con tutte le grandezze di hard disk, nel senso di capacità, però devono essere 2,5 di spessore. Quindi ecco il nostro hard disk, rimuoviamo questo, e ora passiamo all'installazione del nuovo hard disk. Allora, ora dovremo smontare la slitta, questa qui, esterna. Quindi abbiamo un cacciavite normale che, a differenza di quello di prima, qual era quello di prima? Quello di prima era fatto questa maniera, non so se è possibile, no. Contiamo quante puntine. È fatto a... Ma sei punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte. Quindi non è fatto. No, mi sei più punte. Stella, 6 punte. Stella, 6 punte. Va bene, ok, stella, 6. Quindi. La cosa più complessa che sembrava, dai, che basta per bene questa linea. Quante punte di volte. Abbiamo quindi smontato la slitta dall'hard disk e ora lo monteremo su quello nuovo. Quindi abbiamo rimontato la slitta sul nuovo hard disk con le rispettive 4 viti, 1, 2, 3 e 4. Ora lo rimonteremo in questo verso sul netbook. Ecco qua, è stato montato l'hard disk. E ora invece richiuderemo questo spazio con il coperchio di prima. Il cacciavite utilizzato è T6x50 mm, mentre l'altro è un normale piccolo cacciavite.